Grazie a Paoletto, c'è carica per Parigiano e Spadino a Fondarelle di Adria. Io. Quanto va? Io questo io lo va alla cosa dell'Aquila, tanto per fermare la testa, ma tu sai, tu hai a fare io. Ma io penso che per me, capito? Si a 70, tranquillo, capito? Cava, cava. Da famiglia la macchina, la rula già, poi, ma perché mi vado, Francesco, era il tuo, vai, vai! Ah, e allora, guarda dove niente! Ah, non lo so, noi siamo chiamati con il baracchino, se noi ci siamo a trattare. E la semplicità. È un panino, devo smallare, un bicchiere di vino. Vai, va. No, quella era la felicità. Felicità era quella del bar Romina. Ah. Ma Sergio era andato a proposito di... Sergio, gli sono uscito e sarà per gli piazzali. Chissà tu tenia lì. A me se tenia pagani ore 9. Sì, pagani ore 9 sì che gli sono incontrato, però chissà dove doveva andare. Non credo Gio che faceva carica perché era fatto in Claudio, presso a Mistea, per San Buceto e penso niente. Ma mi sa che erano finiti perché a me mi ha detto 3-4, non sono rimasti. Ci stiamo le portuenze, ma che fa? No, la portuenze è troppo a rischio. No, questi già sono contati i revengunda di papà Edoardo, a quell'ora. E cava, ma il tuo Marcello ecco che sabato può darsi che sta lavora. Non lo vero cimento? Ha fatto una platea di 69 euro, vai tu mannare, sta incazzato nero, vai tu. Sono 2 mesi che stiamo senza fare niente, tutto un po' si sono svegliati. Sì, pure a Castellalto, la stessa cosa. Ah, ieri la brava sono di ero. Allora sei a posto, allora ce lo sai.
ma mica bisogna uscire qua, no? No, no, vai tranquillo, giù, dritto. Ho detto così prima, forse non ho mai sentito. Quando, dopo da Terva, fa, da Terva allo cingolino di Pescara, che si dice Pescara Roma Mezzana, là, quanto ci vuole? Un'ora e mezza, due? No, che ci vuole, dai, saranno 40 chilometri, mi sembra. Ah, dall'entrata di Terva, una quarantina di chilometri, sto sopra lo cingolo. Lo cingolo quello di Pescara Ghieri, che va su per Roma? Sì, quello là, sì. Positivo, dai, arriva da Roma. Sì, no, ma ne scendo di là, mi faccio Avezzane Cassino a Napoli, è più veloce quella, hai capito? Capa. Invece di andare di qua, perché qua poi c'è la salita, è lungo, carica, hai capito? Sparagno quelli di pochi chilometri, però secondo me non conviene, perché poi arrivo giù lo svingolo, devo uscire Avezzane, tornare indietro, secondo me non risparmio niente, fai questa lunga salita, a vuoto. Ma di là io lo faccio spesso, è più veloce, hai capito? E meno rocca razza faccio io. Faccio sempre quello, è più veloce. Capo, c'è pure una salita lì, però certo è più corta di questa. Sì, la salita a cuculo, là vabbè, quella è una cazzata a fronte a questa, hai capito? Una volta fatto quella è finito tutto. E io fino là è tutto a posto. Ah vabbè, adesso hanno retto. Sai, ma questo me ne fa uscire alle due, fai due e mezzo. Io ce la faccio pure arrivare, secondo me, verso là, verso la Brecciarola, là. Capo, comunque, fino alla Brecciarola saranno 55 chilometri, fin da qui alla Brecciarola, da qua fino alla Brecciarola. Appagato. E vabbè, pure si passi due e mezza, no, se ce lo faccio, aspetta. Tre e mezzo, quattro, un'ora e mezzo, pure due ore, può camminare pure 10 minuti in più, non dicono niente. Se arriva a Brecciarola è meglio. Siamo di tempo che ci vuole fare. Tu ti fermi? Sì, devo mangiare qua. Dove si va all'uscita? No, è praticamente sulla nazionale. Dopo mangio qualcosa di sapere lì a Brecciarola, poi me ne vado. Infatti che tu non puoi camminare con le merci. Ma è troppo alimentare, però non vuoi, capisci? Come te ne permetti? Purtroppo ti sicuro che non sei. Ma sai qual è? Se le sei andate a vedere, oggi alle 4, non è che c'è tanto traffico, c'è sempre un solito dosso traffico come c'è tutti i venerdì, perché la maggioranza già c'è stato ieri il traffico. Poi tu ci fermi tutti i venerdì stasera, 6 ore, 5 ore fermo, no? Allora per stasera si fa un casino, capito? Tutti quando fai un casino sempre a corso, perché devi arrivare a casa, la gente, tutti che fanno un casino che fanno bene. Poi la prossima settimana ce l'abbiamo pure questo problema. Se un altro fermo pure la prossima settimana. Capra, vabbè. Io mi sono le 6 come adesso, ma quello non fa coglione a gente che deve lavorare, capito? Se deve andare a spazio, sì. Ma cazzo, a gente che deve lavorare, e cazzo, fanno il camminare. Stavo dicendo camminato più piano, invece 80, camminato 60 all'ora. Cioè, metti una legge, questo è imperiale, no? Metti una legge, stasino lento, no? Distrutti gli autocar, uno in fila in altro, sull'autostrada 70 all'ora. Tu 6 ore che stai a fare 70 all'ora. Tu hai capito 70 all'ora in 6 ore quando fai? Purtroppo non quattro ore, perché il trasporto le facesse uno che fa solo, allora c'è uno che capisce a fare questo, perché loro non sfondassero, pure quando fanno un singolo, no? Vanno a mettere un stop, cioè a te tiranno un stop e ti mangiavi tu alla testa, hai capito? Poi ti chiedo, fa, metti un stop, dice tu, devi dare precedenza. Però questo cazzo qua, perché la abituale a testa, non ti fai tu, aspetta, se ti riesci a passare. Se ci devo mettere quello di destra, non so, devo mettere a te che stai di qua, non so.
Lì alla rotonda, fai una cosa, lì alla rotonda vai.